benvenuti a questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video. È un po' diverso dal solito, un po' di diversi video che ho fatto. Ho fatto già un video al riguardo e ve ne parlerò a breve. Allora, oggi parleremo dell'Erasmus, del perché fare l'Erasmus. E io ho già fatto un video riguardo l'Erasmus, ovvero gli stereotipi Erasmus. Io sono molto proud di quel video, però non è andata come speravo, però è vero che l'ho fatto all'inizio, quasi all'inizio del mio canale, quando avevo tipo 10 iscritti. Quindi ve lo lascerò linkato perché io sono molto proud di quel video, quindi sì. Oggi parleremo del perché fare l'Erasmus, del perché dovete fare l'Erasmus e se ci state pensando di voler fare l'Erasmus ma avete paura di diverse cose, non solo perché ci avete il moroso o robe simili, questo video è per voi. Allora, io sono molto vecchia, quindi io ho fatto il mio Erasmus 5 anni fa. Oh my god. Ho fatto il mio Erasmus nel lontano 2014 e non ero neanche sicura di volerlo fare, non ero neanche sicura di voler partire, però quella è stata la mia prima vera esperienza del vivere da sole e di essere indipendenti. Yay, ho fallito. Allora, io sono partita a febbraio 2014, ho ottenuto la borsa di studio e vi dirò, poche persone hanno applicato per quel posto, c'era solo un unico posto, quindi sono partita completamente da sola. So che solitamente c'è gente che parte con compagni, insomma, che partono sempre con amici, robe così. Io sono partita sola come un cagnolino. E sì, pochi hanno fatto domanda per quel posto perché è arrivata proprio all'improvviso la cosa, all'ultimo momento, quindi tanta gente ha detto sì, ma io c'ho un affitto, non posso partire così in Erasmus, sì, ma io c'ho il moroso, sì, ma io c'ho questo, quindi tanta gente ha detto vabbè Doina, applica tu che sei sola come un cane, non hai l'affitto perché tanto facevo la pendolare, cioè applica, vai in Belgio, che siccome stavo studiando francese, e avevo iniziato a prendere il francese da zero, allora ero molto incompetente. Però, spoiler alert, non ho imparato il francese in Erasmus, nonostante io sia andata in Belgio. L'ho imparato venendo in Canada, yay! Quindi, sono partita nel lontano 2014 in Erasmus e sono stati i migliori 5 mesi della mia vita, onestamente. Sono riuscita a dare un sacco di esami, nonostante io fossi stata ubriaca tutti i giorni. Non dovrei dire forse neanche questo. Mamma, papà, se state guardando questo video, evitate questo video, ecco, perfetto. Quindi sì, devo dire che l'Erasmus, all'inizio quando sono partita, sono arrivata lì, vi giuro che mi sono messa a piangere, quando ho visto la mia stanza, vuota, sola, non capivo un cacchio di francese, non capivo niente, ho detto perché sono partita, io devo stare 5 mesi in questo posto? No! Oltretutto sono andata in una città molto piccola, Mons, che ha un'università bellissima, però la città è proprio un buco. E dovete anche capire che in Belgio il sabato, cioè la domenica non è aperto niente, tu la domenica muori di noia. Sono arrivata per 3 giorni e non ho avuto wifi, quindi già la partiamo male. Poi sono dovuta andare a fare un sacco di cose, mi sono persa nella città prima di dover fare i documenti, dovevo fare un cacchio di documento per l'università, mi sono persa. Insomma, è stata tutta un'avventura i miei primi 3 giorni. Poi però, avendo iniziato le lezioni, ho conosciuto le altre persone Erasmus, ho conosciuto la mia Rachelita, che lei appunto parlava italiano, è spagnola, parla italiano, e giustamente lei ha imparato l'italiano grazie a me, perché io in Erasmus ho parlato italiano e inglese, cioè proprio vado in Belgio, imparo il francese, 30 e lode, quando torno non parto un cacchio. Quindi sì, dopo quelle prime 2 settimane di oh mio Dio, perché sto facendo questo, perché oh my god, tipo in questo periodo febbraio, 15 febbraio, no, 15, siamo a marzo, Doina, cosa stai dicendo? 15 marzo io ero in Erasmus e stavo avendo the best time of my life. Però seriamente, l'Erasmus, oltre a essere quella cosa del tipo sì, vai lì, te ubriachi, fai la bella vita, non fai niente, non studi, non è vero, in realtà io ho studiato tanto perché io mi sono scelta un sacco di corsi proprio perché volevo evitare certi esami in Italia e ci sono riuscita. Quindi ho studiato, però è vero che non avevo l'orario carico che avevo in Italia, perché in Italia avevo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 6 con un'ora di pausa, questo era il mio orario, quindi io dopo il primo anno di università volevo mollare di cattiveria all'università e se non fossi partita per l'Erasmus, vi dico, forse avrei anche mollato perché ero davvero stressata, perché lavoravo anche la sera, quindi diciamo che dormivo 3-4 ore a notte. Il primo anno di esami non ho avuto le migliori soddisfazioni della mia vita, quindi sì, non ero molto contenta di ciò che avevo scelto, non ero molto contenta del mio percorso e non ero molto convinta anche dell'università.
E alla fine, grazie all'Erasmus, sì, ho acquisito anche capacità di essere più sicura di me stessa, perché ho fatto dei corsi che erano strutturati diversamente dall'Italia, quindi giustamente ho imparato un'altra maniera di vedere le cose. Ho acquisito più sicurezza me stessa, mi sono divertita un sacco, quindi vi dico, io non ho avuto vita universitaria in Italia perché ero pendolare, facevo sempre in treno, autobus, perché la mia università era tipo in mezzo ai campi con le mucchiette, quindi dovevo prendere il treno, poi dovevo prendere un autobus, quindi sì, non ho avuto la bella vita universitaria perché tutti quelli che hanno avuto la vita universitaria era perché vivevano nella città dell'università, quindi potevano uscire. Io invece ogni volta tipo sì, c'ho il treno alle 10, quindi se andiamo a fare l'aperitivo devo essere là, quindi non ho mai veramente avuto tanto divertimento nella mia triennale. Alla magistrale sì, magistrale è stata top, ma perché ero in Canada, raga, è diverso. Quindi sì, quindi diciamo che l'Erasmus sono stati i miei 5 mesi di divertimento per quanto riguarda l'università e yay, studiare, esami. Quindi diciamo che gli esami sono state la parte un po' meno carina dell'Erasmus, però giustamente dovevano arrivare anche quelli. Poi sono dovuta tornare in Italia a fare altri esami, quindi vabbè, lasciamo sta. Però ho avuto tanta fortuna per quanto riguarda il tempo, perché il Belgio è conosciuto un po' per... Che schifo, piove sempre. Invece lì ha fatto tanto freddo solo il mese di febbraio, ma poi da marzo a luglio abbiamo avuto un caldo e un sole meraviglioso. Poi abbiamo avuto 3 settimane di pausa, di vacanze primaverili addirittura. E io sono tornata in Italia, e non vedevo l'ora di tornare in Belgio, vi giuro, cioè tipo proprio ho amato tantissimo la mia esperienza e ho conosciuto tante persone, con poche sono rimasta in contatto, ma con quelle che sono rimaste in contatto, insomma, sono 5 anni che ci sentiamo, quindi è una cosa meravigliosa, potete conoscere delle persone stupende. E secondo me l'Erasmus è importante farlo perché è proprio un'esperienza bella, cioè è forse l'unica esperienza bella dell'università che potete fare. E non vi dico che tipo dovete scegliere tra la vostra relazione e l'Erasmus, però sono 5 mesi. Se lo fate in Europa, cioè, nel senso, non siete lontani. Se fate l'Erasmus potete benissimo, il fidanzato vi può venire a trovare, voi potete tornare. 5 mesi non distruggerà una relazione se avete fiducia nella vostra relazione. Quindi secondo me non partire per l'Erasmus perché il moroso non vi lascia. Beh, se il fidanzato vi dice tu non parti perché non te lascio, lascia lui, ecco, facciamo prima. Però se lui non vi dice niente ma voi decidete nella vostra testa che sì, non vuole partire perché così, credetemi, state facendo una grande cagata. Quindi io vi consiglio vivamente, se avete la possibilità di fare l'Erasmus, di farlo perché vi aiuterà a crescere, a dare esami. Questo non è proprio bello come motivazione, però secondo me, se anche come per me è stata la prima esperienza di vivere da sola, vi aiuterà un po' a maturare inside. Quindi io quando sono partita per il Canada, diciamo che avevo già la mia esperienza Erasmus, che mi ha aiutato molto a capire come vivere da soli, come organizzarsi la vita, la spesa. Mangiavo solo patatine speculoos, ma questi sono altri dettagli, mi ha aiutato a crescere lo stesso. Quindi diciamo che inizia ad arrangiarti da solo perché non sei in un paese che è tuo, devi capire che trasporto prendere, devi capire dove andare a fare la spesa, come fai, devi cucinare, insomma, devi organizzarti un po' di più. Poi giustamente quando sono venuta in Canada è stato più o meno la stessa cosa, solo che lì qua in Canada sono andata per più tempo e ormai sono 4 anni che vivo da sola, quindi giustamente adesso le mie skills sono top, però all'inizio pasta e tonno, raga, ho vissuto di pasta e tonno sia in Erasmus sia i primi mesi in Canada, bellissimo. Sì, ve lo consiglio veramente tanto come esperienza perché io ho amato veramente tutto, ho amato ogni momento, poi organizzavano tante belle cose per gli studenti Erasmus. Io qua in Canada sono venuta come studente normale, quindi non ho avuto alcuna esperienza bella, nel senso, esperienza bella, nel senso non ho avuto quelle attività che erano create per gli studenti in Erasmus, perché essendo io studente normale non ero in quelle associazioni, diciamo. Però in Belgio ci hanno sempre fatto lì feste, ci hanno sempre portato a visitare cose, insomma è stato molto bello, è stato ben organizzato, quindi diciamo che io... Cioè, non c'è una cosa negativa che io mi ricordi dell'Erasmus, beh, a parte esami, diciamo così. Non ho fatto amicizia con i belgi perché i belgi credo siano come i canadesi, onestamente, non erano molto. Poi io la lingua non la sapevo bene. Io il francese quando sono andata in Belgio erano tipo solo
6 mesi che lo studiavo, oppure neanche un anno, insomma, che la facevo, il mio livello era pessimo, io mi vergognavo molto a parlare francese e poi oltretutto, quando sono andata in Erasmus abbiamo avuto un gruppo militare di canadesi del Quebec, quindi loro parlavano il loro francese che nessuno li capiva, quindi giustamente abbiamo deciso, bene, raga, se parla inglese qua perché non vi capiamo, poi quando sono venuta in Canada ho iniziato a capire i canadesi, però vi giuro, il loro accento quando non sei abituata, anche se siete madrelingua francese, credetemi, il loro accento, l'accento del Quebec è molto forte, molto bello, perché cioè a me l'accento del Quebec piace molto di più, infatti io adesso che sono qua da anni, quando sento un francese di Francia o sento un belga parlare, sono tipo, ti prego non parlarmi addosso perché mi vengono i brividi di schifo. Quindi sì, infatti io qua ho preso molto l'accento del Quebec. Infatti quando parlo francese la gente mi prende per il culo perché dice che ho preso l'accento del Quebec, ma questa cosa va bene perché significa che parlo con un bell'accento, perché a me l'accento della Francia non piace, però quando sono venuta in Quebec appunto avevo l'accento francese, giustamente. Quindi sì, diciamo che non ho imparato il francese quando sono andata in Belgio, ho imparato bene l'inglese, però perché ho parlato tanto inglese, quindi ho imparato bene l'inglese. Il 2014, oltretutto, è stato l'anno in cui è uscito Colpa delle Stelle, ed è uscito Colpa delle Stelle a fine Erasmus, quindi io tipo ero una fontana di lacrime perché non volevo tornare in Italia. Sì, poi quel film è tristissimo, cioè sono depressa la vita. È finito How I Met Your Mother mentre ero in Erasmus, quindi anche quello già trauma, doppiamente trauma. È uscito in quel 2014, è uscito The Winter Soldier, bellissimo però, The Winter Soldier era bello, non mi ha depresso la vita. Adesso ci deprimeremo tra un mese con Endgame, con Avengers Endgame. Quindi sì, vi dico, è stato veramente, io mi ricordo sempre quei mesi con grande amore, con grande dolcezza, tutto quanto. La depressione post-Erasmus però è meno divertente perché quando torni dall'Erasmus devi tornare alla vita reale, ed è molto difficile. Io sono stata in depressione post-Erasmus per un bel po', è stato sia per causa dell'Erasmus, è stato sia per una bellissima relazione cominciata in Erasmus, lasciamo stare, non ne voglio parlare, quindi diciamo che ho avuto un po' la doppia depressione, però sì, alla fine passa, passa, cioè state tranquilli che passa. Ho iniziato il terzo anno di università, perché essendo tornata a luglio ho fatto degli esami a luglio, poi ho iniziato l'università a ottobre, quindi diciamo che quando ho iniziato il terzo anno basta, ho iniziato a essere occupata, ho iniziato a fare cose, ho iniziato la tesi, quindi mi sono tenuta molto occupata e col tempo diciamo che passa questa sensazione. Però sì, diciamo che quando si torna è sempre difficile, però l'esperienza, cioè, non ve la toglierà mai nessuno, imparerete cose nuove, conoscerete gente nuova, insomma io veramente l'Erasmus lo consiglio a tutti, se avete la possibilità di poter partire, di poter andare, e oltretutto sono 5 mesi che state via dai vostri professori del cacchio, cioè io almeno odiavo il 90% di quei prof, quindi giustamente sono partita ed ero molto felice, poi se odiate un po' anche i vostri compagni, una ragione in più, no? Bene, chiudo il video qua perché mi sembra di aver blatterato di nuovo troppo, 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 troppo. Fatemi sapere se avete fatto l'Erasmus, se siete andati da qualche parte, dove siete andati, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto. So che l'Erasmus può essere un'esperienza positiva o negativa, dipende un po' dai casi. La mia è iniziata male, però è andata molto bene per il resto. Quindi sì, fatemi sapere se siete andati, se per caso partite presto, quindi dove andate, ed è bello. E noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!